diciamo, apolide, nomade, universalista, e legata anche a molti saperi, diciamo, arabici, arcaici della Magna Grecia e anche oltre, diciamo, del mondo mediterraneo. E, per esempio, la Cabala, che è un sapere, diciamo, antico che riguarda non solo l'ebraismo, ma anche la Spagna, soprattutto in Spagna, la Spagna e anche qua la Sicilia, insomma. E lui su questo sta lavorando, questi elementi della Cabala. Il suo film appunto sarà presentato il 15 al Garden il 15 dicembre. Ha lavorato insieme a Orazio Garofalo, che il, credo, adesso magari parla un po' tu su come sì. Cosa ci avete portato? Allora, sì, nel senso che quando tu ci avevi chiesto dei frammenti, la cosa a me è piaciuta tantissimo perché era molto cabalistica come cosa. Allora noi comunque, per dare una certa direzione a tutto questo, abbiamo presentato un trailer, che è il trailer che vedremo di portare al cinema una settimana prima, costruito, diciamo, all'americana, una sorpresa per un film così piccolo. E poi, scegliendo alcuni materiali, abbiamo costruito una sorta di corto, di sorpresa, che è alcune stanze della casa di luce. Anche perché, essendo il film un horror, dei colpi di scena, così via, non potevamo suggerire tanto. Però questi 17-18 minuti, più il trailer, dovrebbero... Quindi visiteremo le stanze della casa di luce. Voi sapete che la stanza in... anche in un gergo, diciamo, di sapere medievale legato alle corti d'amore, al dolce sul nuovo, eccetera, la stanza non è soltanto una camera, ma anche una stanza poetica, è una cosa. Sì, poi ci sono i palazzi cabalistici che esatto. Si cioè la metafora dello spazio, delle stanze, delle camere, dei palazzi, delle case. È appunto una metafora spaziale architettonica che sta però per una scrittura interiore, spirituale, sì, che va costruita. Che va costruita. Grazie Graziano. Grazie.